di cittadinanza ai figli degli stranieri che sono nati in Italia, perché il Presidente della Repubblica ne ha parlato a braccio, ma ci sono ben 28 proposte di legge in Parlamento per sollecitare un intervento a modificare questa legge del 92 che sostiene più o meno questo: i figli di stranieri nati nel nostro paese possono ottenere la cittadinanza italiana al compimento del 18° anno di età, qualora lo richiedano entro un anno e qualora non si siano mai allontanati da una residenza stabile nel nostro paese. Bisogna accorciare questi tempi? Se sì, perché? Come? Qui con noi Giancarlo Brangiardo, demografo, Università di Milano Bicocca, Paolo Morozzo Della Rocca, giurista della comunità di Sant'Egidio. Un minuto, pur com'a sé, che cosa significa cittadinanza, Brangiardo? Beh, cittadinanza significa condividere la realtà nella quale uno vive, condividerla da tanti punti di vista, rispetto ai comportamenti, alle abitudini, alle norme, alla cultura, ovviamente alla lingua. Un po' fare il fratello d'Italia, cioè sentirsi fratello d'Italia nel vero senso della parola, quindi non solo conoscere magari anche l'inno, ma condividere il modo di pensare e di agire, poi che si può cambiare naturalmente democraticamente col tempo, ma insomma accettare pienamente la realtà nella quale uno è inserito, quindi sentirsi in qualche modo come gli altri. Aver imparato a vivere sul territorio con un sistema di relazioni che non rende diverso rispetto ai cittadini che da sempre sono presenti sul territorio. Un'eccezione quindi non solo giuridica. Paolo Morozzo Della Rocca. Ma cittadinanza vuol dire far parte di una comunità nazionale e quindi dal punto di vista giuridico direi che è un diritto fondamentale di ogni persona essere cittadino almeno in una comunità nazionale. Però una volta che si è cittadini, la cittadinanza non è diritto. Cittadinanza è diritto e dovere in una circolarità di rapporto. La differenza tra un cittadino e uno straniero dovrebbe essere nel fatto che il cittadino vive la partecipazione politica come diritto e dovere, lo straniero tendenzialmente no. Il cittadino non può essere allontanato dal paese di cui è cittadino, lo straniero ovviamente in certi casi sì. Grazie. Tra poco sentiremo la voce di due politici e incontreremo nel cuore della Roma della politica in Galleria Colonna l'onorevole Livia Turco del Partito Democratico e l'onorevole Massimo Polledri della Lega Nord. Adesso le nostre domande in questa scheda. Mohamed è nato in Italia da genitori egiziani e a 18 anni ha chiesto la cittadinanza italiana, ma gli è stata negata perché per un anno era andato ad abitare in Egitto dai nonni. Daria è ucraina, nata e cresciuta vicino a Salerno. È una promessa dell'atletica e vorrebbe la maglia azzurra, anche se non è ancora maggiorenne. Roberta ha 15 anni, è italiana, non cinese come segnano i suoi occhi e il suo passaporto, che non le permette di andare al campo scuola in Inghilterra con la sua classe. La cittadinanza è una conquista, un regalo o un diritto? Oppure i diritti della persona vanno garantiti a prescindere dall'essere cittadino italiano? È sufficiente nascere sul suolo patrio per esserne figli o invece bisogna deciderlo quando se ne ha coscienza? Parlare la nostra lingua, la frequenza di un ciclo di studi non possono comunque bastare. La cittadinanza è il culmine di un percorso di integrazione o è necessaria per l'integrazione? Abbiamo appena ascoltato l'opinione di due esperti e le domande della nostra scheda. Ora la voce alla politica, perché le parole del Presidente Napolitano, è vero, interrogano la coscienza, la ragione di ciascuno, però è la politica che eventualmente deve trovare qualcosa di nuovo, elaborare delle soluzioni. Sono qui con noi l'onorevole Livia Turco, che è deputato del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Dal 2006 al 2008 Ministro della Salute, prima Ministro della Solidarietà, insomma è lei che con Napolitano ha firmato quella Turco-Napolitano. Eccola qui, una metà di quella turco-napolitana è qui con noi. Alla sua 7ª legislatura si è sempre particolarmente impegnata sui temi sociali. Non ne prova soltanto la legge, ma insomma il tema della cittadinanza è anche un suo cavallo di battaglia da parecchi anni. Massimo Polledri, deputato della Lega Nord, il deputato più meridionale della Lega. Nel 2001 sono stato battuto dal
Perché... Maraventano che di Lampedusa, quindi così, così non possiamo andare. Piacentino. E la Lega, come molti anche del Popolo della Libertà, porre un no secco alla proposta di Napolitano di integrare lo ius sanguinis, cioè tu sei cittadino perché figlio di cittadini italiani, con lo ius soli, cioè sei cittadino italiano perché nasci in un certo posto. Qui in Galleria Colonna siamo proprio a due passi dai palazzi della politica e impegniamo questi due autorevoli esponenti del nostro Parlamento nei primi due minuti a disposizione proprio su questa domanda. Cioè, questa legge del 92 ribadisce che in Italia il figlio di uno straniero non può chiedere la cittadinanza che al compimento del 18° anno di età e dopo aver dimostrato che non si è mai allontanato dal nostro paese. Secondo lei, onorevole Turco, è una legge ancora attuale, considerate le mutate condizioni rispetto all'immigrazione in Italia? No, è una legge che va cambiata perché, diciamo, fuori dal contesto, ecco, fuori tempo. Lo era già quando lo ha pensato il legislatore, perché è una legge recente, 1992, ed è la legge, ed è questo aspetto dei minori per cui devi vivere consecutivamente per 18 anni nel suolo italiano, poi puoi rivolgere domanda di cittadinanza, hai soltanto un anno di tempo per rivolgerla e poi ci vuole parecchio tempo per ottenerla. Questa norma della nostra legge è un caso in Europa, è uno scandalo in Europa, perché non c'è nessuna norma così restrittiva nei confronti dei giovani e crea dei gravi problemi, soprattutto dal punto di vista dell'identità dei nostri ragazzi, perché stiamo parlando di bambini, di ragazzi che sono italianissimi, sono italiani di fatto. Sono stranieri per legge, ma italiani di fatto. Sono ragazzi che vivono come naturale la cultura, le abitudini del nostro paese, stanno con i nostri figli. Se noi chiediamo ai nostri figli, non fanno distinzione tra noi e loro, anzi sono una ricchezza per i nostri figli. E non poter, alla domanda, ma io chi sono? Non poter dare una risposta, questo crea, come hanno detto molti studiosi esperti di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, crea un limbo dell'identità che nuoce a questi ragazzi. E io credo che bisogna modificare questa legge della cittadinanza in un modo saggio, su questo punto in particolare, proprio anche per prevenire i conflitti delle seconde generazioni. Due minuti, perfetto. Massimo Polledri, a lei. Questo è un paese grande ed accogliente. Noi non lasciamo per mare nessuno, lo prendiamo, lo salviamo, lo curiamo. Noi non lasciamo i figli di quelli che vengono qui, come in altri paesi. Se noi andassimo negli Stati Uniti, ma anche in altri paesi, in Austria, in Svizzera, in Germania, non avremmo un livello di tutela. Oggi un figlio che decide di vivere col suo papà qui ha istruzione gratuita, la casa gratuita molto spesso, forse più degli italiani secondo me, la sanità gratuita. L'integrazione, questo è un obiettivo, non per niente l'integrazione in alcuni paesi, Treviso, dove c'è la Lega, viene fatto. Io contesto il fatto che questa legge sia fatta dal mite Andreotti, tra l'altro, è una legge del mite Andreotti, sia cambiare questa legge possa migliorare il livello di integrazione. Per esempio, io penso che noi dovremmo anche scegliere chi viene, cioè possiamo integrare bene se scegliamo di far venire qualcuno vicino, ma non possiamo farlo. Oggi la legge prevede che uno possa scegliere la cittadinanza. La cittadinanza è una cosa importante, uno deve essere in grado di poterla scegliere. Ci sono dei casi in cui lo ius soli vale, cioè se un bambino nasce da una famiglia di apolidi, automaticamente diventa italiano. Se un bambino nasce da una non può avere la cittadinanza, per esempio, marocchina, diventa italiano. Ma a 18 anni si fanno le scelte importanti. A 18 anni mia figlia sceglie e può comprarsi un motorino, può decidere di non andare a scuola, può decidere di votare, può decidere se ha dei soldi di comprarsi un appartamento, prima no. A 18 anni, e uno lo può fare se è stato 3 anni in Italia e 2 anni consecutivamente prima, prende la decisione, cioè se scegliere di fare un patto con lo Stato italiano e diventare cittadino italiano. Tra l'altro noi non rinneghiamo neanche la sua seconda cittadinanza, cioè non lasciamo che qui in Italia ci sia uno che non ha un suo passaporto, ha il passaporto e i genitori. Se i genitori decidono di essere cittadini italiani,
automaticamente il figlio diventerà cittadino italiano. Grazie, i mai però, immagino siano tantissimi, utilizzateli però scegliendo da tutte le avversative e le dubitative che stanno in questo alberello alle mie spalle, avete una penna, un foglio che li ripropone davanti a voi, così non vi confondete. Onorevole Turco, a lei. Invece è bella la mescolanza. Basta così? Spieghi. È bella la mescolanza perché la mescolanza è intesa come convivenza tra esperienze e storie diverse, perché come dimostra la stessa storia del nostro paese, proprio l'incrocio tra culture è quello che ne ha determinata la sua crescita e la sua forza. E spungiamo invece, prego, Polledri. Come mai dobbiamo perdere tempo? Questo non è un avverbio invece. Come mai dobbiamo perdere tempo e occuparci di una cosa molto difficile? Quando abbiamo il paese, non dico che brucia, ma quasi, e i creditori che ci stanno portando via i mobili? Però, la politica, anche nei tempi di crisi, deve dimostrare di essere lungimirante e umana. Non costa nulla una riforma della legge sulla cittadinanza su un punto, non dico di affrontarla tutta, su un punto, che dica chi nasce in Italia, figlio di genitori che hanno un radicamento in Italia, che sono in Italia da 5 anni per esempio, non chi passa sul suolo italiano, ma i cui genitori sono da 5 anni in Italia. Se hanno un figlio, perché non poter dire che quel figlio è italiano? Poi al 18° anno conferma questa sua volontà. Oppure, quando un bambino viene da un altro paese a 3-4 anni, ha i genitori che sono in Italia anche qui da 4-5 anni, questo bambino, dopo aver frequentato l'obbligo scolastico, perché non può dirsi italiano, salvo poi confermarlo? Se l'obiettivo... Se scandiamo questo se. Se l'obiettivo è quello di una maggiore integrazione, possiamo lavorare insieme. E possiamo lavorare non solo con la legge, perché l'amicizia, la fiducia e anche i doveri, perché dobbiamo parlare anche di doveri di chi viene in questo paese, non ci sono solamente i diritti, possiamo farlo, ma secondo me non si fa per legge. Comunque, apprezzo che l'onorevole Polledri, col quale abbiamo avuto animate discussioni in Commissione Affari Sociali su molti temi importanti, comunque apprezzo che si sia soffermato sull'integrazione, perché non c'è dubbio che questo è il tema importante, cioè come si vive insieme, come si superano le distanze, come ci si conosce e ci si riconosce, come si promuovono diritti e doveri. Proprio per questo dovremmo, come dire, accorciare le distanze tra noi e costruire una convergenza su questo ius soli temperato. Temperato? Non è questione di clima, Polledri. Eppure infatti forse magari magari dovremmo anche ricordare che oggi è giusto parlare di integrazione, ma oggi le barriere in qualche modo a un'immigrazione non selezionata non funzionano. Se funzionasse, non avremmo oggi le carceri, che è un dato di fatto, che per il 50-55% sono pieni di extracomunitari. C'è qualcosa che non funziona nel meccanismo di selezione. E allora integrazione sì, però integrazione anche sui doveri, e quindi dovremmo in qualche modo interrogarci su quello che non funziona. Ma avete governato voi per tanti anni, è il centrodestra che ha governato l'immigrazione e il recente ministro è stato il ministro Maroni, quindi voi non potete venire a dire che il problema è l'immigrazione non regolata. Il problema è che l'avete regolata male, perché non si regola l'immigrazione con il reato di immigrazione clandestina o con il blocco dell'ingresso regolare per lavoro, così come avete fatto voi, salvo poi ricorrere alle sanatorie.
Io sono d'accordo che ci vuole un'immigrazione regolata, ma l'immigrazione regolata presuppone tre cose. La prima, che si facciano gli accordi bilaterali con i paesi da cui provengono gli immigrati. Secondo, che si abbiano flussi di ingressi regolari. E terzo, che si abbia una politica di diritti e di doveri nei confronti di questi flussi migratori. Forse l'onorevole Turco, con cui devo dire abbiamo fatto una bellissima legge sul, che credo che sia, che ci accomuni, sulle cure palliative. Cominciano a venire non fuori punti in comune, questo certo. Ci fa piacere, prego. Si va al di là delle differenze politiche. E questo valori, che vogliamo, penso. Prego. Forse l'onorevole Turco non ricorda che gli accordi bilaterali questo governo li ha fatti, che dalla Libia, ai noi, se non ci fosse stata la guerra, non arrivava più. Che altri accordi sono stati fatti non solo con la Tunisia e con altri, che i respingimenti sono stati fatti nei limiti dei diritti umani, che gran parte sono stati rimandati indietro, che mentre invece si è fatta una politica di accoglienza mettendo anche alcuni filtri, per esempio la conoscenza, la cittadinanza punti, per esempio la conoscenza della lingua italiana, l'accettazione della Costituzione, perché chi viene in Italia deve accettare la Costituzione. Se in Marocco o in un altro paese la donna non ha gli stessi diritti, qua in Italia ha gli stessi diritti fortunatamente, e chi non accetta la Costituzione viene rimandato al suo paese. Quindi dei passi avanti sul discrimine, su scegliere chi viene. L'altro passo sarebbe stato quello di Biffi, cioè per me privilegiare per esempio chi ha una comune matrice culturale, però questo. Infatti, noi abbiamo apprezzato il ministro Maroni quando ha fatto l'accordo con la Tunisia e gli abbiamo dato tutta la nostra disponibilità a collaborare. Durante l'emergenza Libia-Tunisia noi abbiamo collaborato e abbiamo anche suggerito una strada al ministro Maroni, che poi l'ha raccolta, quella del permesso umanitario temporaneo. Quindi io sono molto favorevole a che in Italia si costruisca finalmente una politica bipartisan sull'immigrazione, anche perché in questo paese ha governato il centrodestra e il centrosinistra, hanno governato più a lungo loro che non noi, però mi pare che gira e rigira, se andiamo a vedere i problemi vissuti, emerge che ci sono alcuni punti irrinunciabili del governo dell'immigrazione. È irrinunciabile quella degli accordi bilaterali, è irrinunciabile quella della programmazione, perché non può entrare chiunque come si vuole. È necessario favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ed è necessario fare una politica di diritti e di doveri. Magari se si riuscisse a costruire un accordo su questo, decidendo per esempio di intervenire sulla cittadinanza per i minori subito e decidendo anche di aiutare i nostri sindaci, i nostri amministratori locali, che sono sempre in prima linea, sempre soli, a poter fare delle buone politiche di integrazione. Eppure quindi allora? Allora, siamo agli sgoccioli di corsa. Allora noi dobbiamo essere chiari su qual è il vero obiettivo. I governi di centro-sinistra hanno sempre favorito un'immigrazione sregolata. Allora, se l'obiettivo è quello di creare una società multietnica, multirazziale, perché pensiamo che sia il futuro del nostro paese, non siamo d'accordo. La società multietnica e multirazziale funziona dove c'è e dove è frutto di un'esperienza storica, per esempio negli Stati Uniti. Non può essere imposta per legge perché creiamo sconquassi sociali, come è evidente. Cioè, i piccoli numeri si riescono a digerire, i grandi numeri creano quello che succede nelle periferie di Milano, nelle periferie di Roma. Allora, se l'obiettivo è quello di, in qualche modo, di dare un'opportunità, ben venga. Ma se l'obiettivo, come io credo, sia quello di dare il voto immediatamente agli extracomunitari per in qualche modo ribaltare quello che è una comune coscienza di centrodestra del paese, su questo non siamo più. I piedi nella marmellata, rispondiamo con Eppure l'Italia fa parte dell'Europa e noi abbiamo una Carta Europea dei Diritti Umani Fondamentali e abbiamo un trattato dell'Unione Europea, che è diventata Costituzione dell'Unione Europea, che parla di unità nella diversità. E quindi quello che l'onorevole Polledri teme come cosa che creerebbe grande sconquasso e scompiglio, cioè
un'Italia che ha il suo tratto nell'unità, nella diversità, è un'indicazione dell'Unione Europea. Noi non vagheggiamo il multiculturalismo, noi vogliamo una Italia in cui possano convivere italiani e nuovi italiani. Vogliamo un'Italia nuova all'interno della quale bisogna riconoscere cittadinanza ai nuovi italiani. E quindi? E quindi noi dobbiamo riconoscere che abbiamo bisogno di un pensiero forte. Cioè, quest'Italia e questa Europa non ha bisogno di sentirsi debole, di vergognarsi del suo passato, non ha bisogno di avere un pensiero debole. Per integrare ha bisogno di un pensiero forte, un pensiero che parta per esempio dalle nostre origini e tradizioni cristiane. Cioè, noi non possiamo pensare che accogliamo gli altri se togliamo il crocifisso, non possiamo pensare che siamo più accoglienti se togliamo, come si pensa, il prosciutto nelle scuole, o addirittura si proibisce la brioche, il cornetto, perché in qualche modo ricorda la battaglia. Immagino che su in Inghilterra cose... abbiamo anche proibito questo, quindi accogliere non significa arrendere, ma anzi riconoscersi che il nostro pensiero e la nostra tradizione non solo sono democratiche, ma hanno fatto crescere la civiltà. Quindi l'identità come riconoscimento di alcuni valori, su questo credo che insomma la vostra formazione cristiana possa trovare facilmente delle convergenze. Qualche domanda ancora nei minuti che mi restano? Per esempio, onorevole Turco, ci sono 28 proposte di legge per introdurre il modello dello Ius Soli. Lei quali sceglierebbe? Ha parlato di un modello temperato. Noi abbiamo, come Partito Democratico, devo dire, insomma, rivendico la primogenitura, siamo quelli che hanno rotto di più le scatole su questo tema, ci abbiamo sempre molto creduto, fin dai governi dell'Ulivo. Devo dire che la prima legge sulla cittadinanza l'avevo fatta quando ero ministro degli affari sociali. Credo che Napolitano sia venuto fuori così, c'ha una storia anche lui. Appunto, con voi. Quindi, io sceglierei questo, puntiamo sui minori e diciamo, chi nasce in Italia con i genitori che hanno, o almeno uno dei genitori, che è in Italia da 5 anni, è italiano, lo conferma al 18° anno. Chi viene in Italia da piccolo e ha i genitori di cui almeno uno è in Italia da 5 anni, quindi c'è un progetto di radicamento in Italia, non che si è di passaggio nel nostro paese, no, si vuole rimanere nel nostro paese, al compimento dell'obbligo scolastico può dirsi italiano. È un modello che può piacerle oppure c'è un modello europeo a cui si ispirerebbe più favorevolmente? Quindi, ma veramente noi abbiamo un anno e 3 mesi di tempo per poter fare delle riforme importanti. Secondo lei oggi, con l'euro che sta saltando, con l'Europa e anche il Paese che rischia di saltare, noi veramente possiamo impegnare il Parlamento in 3-4 mesi? Dovremmo finire il testamento biologico su cui abbiamo lavorato per qualche anno. Se devo dare una priorità, se devo fare una priorità, finiamo il testamento, io lo voglio così com'è, finiamo il testamento biologico, poi apriamo. Cioè, questo governo deve fare alcune riforme economiche. Mi sembra di capire, a parte la vostra simpatia e la cordialità con cui parlate, che c'è chi tira da una parte e chi dall'altra per motivi che forse chi guarda pensa siano politici più che altro. Allora, una delle cose buttate lì, in maniera anche molto provocatoria, insomma, che questa legge viene richiesta con forza perché significa allargare il voto alla sinistra, disponiamo così brutalmente. Ma è una grande stupidaggine, smentita dai dati, anche perché là dove gli immigrati votano, non è vero che votano in modo compatto per la sinistra. E poi non c'è relazione tra cittadinanza e diritto di voto, anche concettualmente, sono due cose diverse. Io poi sono per il diritto di voto agli immigrati, l'ho sempre richiesto e quindi è una battaglia che continuo a fare, ma è distinta dalla cittadinanza, perché la cittadinanza sono coloro che vogliono diventare italiani, il diritto di voto sono le persone che vogliono restare immigrate e che vogliono partecipare alla vita politica del paese. D'altra parte voi, anche parte del PDL, che dite beh non è una priorità, occupiamocene un'altra volta, sembra semplicemente una barriera per non volersene occupare, per stoppare il tema. Ma guardi che questa è la legge del mite Andreotti, che per carità italiano. Ma guardi che fu votata anche dalla sinistra, italiano, non solo del mite Andreotti. Appunto, quindi, erano i tempi in cui si lavorava insieme. Allora, si può fare tagliando tante leggi, saranno centinaia di leggi, ma questa non è una legge cattiva. A 18 anni e un giorno uno decide di non essere cittadino, oppure di mantenere la doppia cittadinanza, sceglie
se prendere la patente, se sposarsi, se fare il testamento e se diventare cittadino italiano. Senta, signora Turco, sì. Noi ne avevamo parlato ed è un tema che ci sta a cuore. Un minore non deve seguire, concettualmente, dico, le scelte della famiglia, cioè appartiene più alla famiglia o più allo Stato? Ma il minore appartiene a se stesso. Cioè, se la famiglia non chiede per lui, se io decido che mio figlio va a vivere in un paesino sperduto sui monti, lui mi segue anche se non certo. è a piacere. Quindi se io genitore non voglio la cittadinanza per me... Non la chiede. Cioè, è il genitore che chiede la cittadinanza. Cioè, diventa italiano se il genitore lo chiede. Molti genitori non lo vogliono chiedere. Non lo chiedono, ma non è che lo Stato, cioè non è che stiamo proponendo una cosa per cui lo Stato impone automaticamente, è fuori discussione che ci deve essere il genitore che dice ci sono alcune proposte di legge che dicono un'altra cosa, certo. Alcune proposte di legge dicono no, automaticamente è automatico. Alla nascita. Ma questo non è talmente fuori del mio modo di pensare. Era per capire, grazie. No, su 28 proposte uno si confonde. Sono parecchie. Certo. Lei ha detto, Polledri, che si possono integrare gli stranieri regolarmente presenti in Italia solo se si garantisce l'integrità delle nostre frontiere e il rispetto delle nostre leggi. Lo verifichiamo subito, ma mi sembra che su questo siate d'accordo. Come però? Non ho capito. Intanto frontiere con leggi patto. Cosa vuol dire? Frontiera intanto che l'immigrazione clandestina, a parte i motivi umanitari che vengono, non deve esistere. Cioè, e va bloccata non esiste come? Negli altri paesi. Con un'azione anche repressiva ovviamente alle frontiere, di controllo alle frontiere, e chi viene in questo paese in qualche modo da clandestino deve tornare al paese d'origine, se non ha motivi ovviamente umanitari, se non proviene da zone di guerra e quant'altro, che questo viene fatto, ma non è possibile che uno venga qui come in passato, non si identifica e viene lasciato libero con un foglietto di via e va, poi dove va? Accordi e discordanze? Io su questo sono in totale disaccordo, nel senso che una politica repressiva è una politica disumana e che si è dimostrata inefficace, perché già con la Bossi-Fini, poi adesso con il reato di immigrazione clandestina, non è vero che si è ridotta la irregolarità nel nostro paese. E sono misure molto costose, disumane, così come disumani sono quei CIE, che sono diventate delle vere e proprie carceri, cose vergognose che noi dobbiamo superare e rispettare la direttiva europea sui rimpatri, che invece il governo ha recepito in una maniera che prevede, come noi abbiamo detto, il carcere per gli innocenti, perché si può stare fino a 18 mesi trattenuti privi della libertà soltanto perché non si ha il documento. È un altro tema, ne parliamo fra 2 settimane, ma se vuole 10 secondi rispondere per completare il discorso. Il reato di immigrazione clandestina esiste in paesi civilissimi come l'Inghilterra, come gli Stati Uniti ed altro, e nel CIE non è vero che ci sono condizioni disumane, io ci sono andato, ci ho pranzato, sono posti civili, e certo se uno non dichiara la sua identità, è giusto che uno sappia chi viene in questo paese, potrebbe essere un terrorista, 18 potrebbe essere chiunque. Tanti, 18 mesi sono tanti, basta che lui dica chi è e da dove viene, in 2 giorni si risolve. Qualche volta non è così semplice, ma dicevo, questo comunque è un altro tema, il tema dei minori in Italia, nel nostro paese credo che non lo esauriremo in questo periodo, e al di là della crisi è vero che la politica deve occuparsi di tutto, toccherà parlarne in maniera possibilmente serena. Mi sembra di capire, nonostante i radicamenti opposti che ogni tanto tra uno spread e l'altro toccano anche questi temi, che un punto di vicinanza e di convergenza sia abbastanza possibile da quello che voi avete detto. Riconoscimento, per esempio, di un'appartenenza culturale quando si completa un certo ciclo di studi, secondo me ci si può lavorare bene. Vi date un voto? Avete lavorato insieme, adesso vi chiediamo di fare cartellino rosso e cartellino blu. Qui il giallo non esiste, quindi non c'è diritto di... cioè o espulsione o meno. E com'è? Un voto a Massimo e un voto a Livia, così amichevolmente, così. 7+. Come si faceva a scuola? Quindi tutto sommato, questo è naturalmente apparentemente uno scherzo. Devo leggerlo come un 6 o come un 9? Come un 9, come un 9. Ah, allora così va bene. Grazie a Massimo Polledri, a Livia Turco, grazie del vostro lavoro e della vostra ragionevolezza, ne abbiamo bisogno. Alla prossima.